Che c'è? Sto editando il nostro video. Dai Francesco, già siamo all'IKEA, muoviti, non fare la parte. Ma va va, guarda che cosa abbiamo qui. Oggi ci troviamo da IKEA, ma ovviamente no per comprare le cose del redo casa, ma per mangiare. È la prima volta che ci stiamo approcciando alla ristorazione IKEA, ma credo sia giusto doveroso farci un video e quindi provare anche questa ristorazione IKEA, che penso sia svedese. Dovrebbe comunque essere quindi cibo svedese, perché l'IKEA è svedese, quindi cibo dovrebbe svedese. Essere cibo comunque svedese. Comunque, andiamo a provarlo subito. Ovviamente, essendo qui, andremo a vedere anche il negozio, che cosa vende eccetera eccetera. Siamo venuti altre volte e una volta ricordo pure siamo andati tipo dove c'era la colazione, qualcosa del genere. Abbiamo preso qualcosa, ma non... No, forse alla fine non abbiamo preso nulla, perché era già sera tardi e quindi no, non facevano più nulla. Già stavano terminando le cose. Quindi la proviamo per la prima volta insieme a voi. Come vi dicevamo, ci troviamo in Svezia. Si sale. Sì, prima di mangiare ci andiamo a fare un giretto all'IKEA. I piccioncini già si stanno guardando i letti. Però devo dire, è arredata molto molto bene. Con questa canzoncina soft mi viene da, non so, sedermi e guardarmi un bel film. Che fa? Netflix? Questa macchina fotografica è la mamma o il papà della nostra. Cioè la Sony? No. Però guarda che bella. Ma questa, ragazzi, questa è la cucina perfetta. Comunque, nota a favore dell'IKEA, noi qui abbiamo preso diverse cose come questi cubi qui, che sono molto molto comodi e molto carini. Abbiamo preso anche una libreria dove abbiamo messo i nostri fantastici libri comprati qualche video fa. Da 500 euro. Abbiamo speso 500 euro, quindi ormai non è più spoiler, lo potete andare a guardare. Anzi, se non l'avete visto, ve lo lasciamo proprio qui sopra, così potete andarlo a recuperare. Il tempo non è come lo immaginate. No, non lo so, mi stava venendo in mente la scena di Ant-Man che ci siamo visti qualche tempo fa. E niente, e guardando piaciuto la clessidra col tempo. Comunque mi è piaciuto come film, è molto molto bello. Oh, guardate. Questo qua l'abbiamo preso qualche tempo fa per i nostri video. Te lo ricordi? L'abbiamo preso qua questo. Praticamente è un piatto girevole, vabbè, quello classico, dove ci andiamo a registrare anche cose. Bei ricordi, lo dobbiamo ancora usare nei nostri video. Questo ci sarà nella no stanza. Ci deve essere, ci deve essere. Spostati. Ci sarà. No, ci sarà. Cioè guardate è che bello. Solo che al posto di questo ci saranno le Nike. Sì, sì, sì. Anche l'IKEA sa che vi amiamo un sacco. Ricordiamo alla gentile clientela che se vorrete mettere un mi piace per questo nostro video e iscrivervi al nostro canale e attivare pure la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, basterà cliccare questo tastino rosso qui sotto a questo video con la scritta iscriviti. Ma ora andiamo a mangiare. Questo è mio. No raga, c'è anche il latte d'avena. Guardate, venite qua. Latte d'avena e cereali. Mi ispirano però, sembrano quelli là che si vedono in pubblicità. Il mio stile. Ok, vai fratello, ci troviamo davanti al computer. La cosa bella è che è tutto digitale. Già prendendo questi praticamente gli abbiamo inserito i soldi nella macchina e ci è tornato il resto di tutto. Qua ci abbiamo il computer. Quindi facciamo inizia e ora scegliamo cosa vogliamo prendere. Ah guarda, ci sono anche gli hot dog. Oh,
Questo è food porn. Comunque prezzi abbordabili per tutte cose, ci sono dai 4 euro a poco, ma in set praticamente ti fanno il menù, se no 70 centesimi, 1,50 euro, 1,90 euro, veramente poco. Pensavo di più. Cosa prendiamo, il bio panzerottino? Ma sì, direi che ispira, dai, lo proviamo. Cioè 70 centesimi. Anche perché siamo qua, quindi cerchiamo di provare tutto, no? Aggiunge l'ordine. Comunque troviamo anche il caffè espresso 80 centesimi. Ci manteniamo leggeri, abbiamo preso solo 11 cose. Il tutto 17,15. 17,15 euro, vabbè. Niente male però, dai. Non è né troppo né troppo poco. Ci sta. Hai già scoperto il nostro nuovo angolo delle acque? Se l'hai mangiato. Grazie. Alla fine abbiamo già scelto cosa andare a prendere. Ci sono i tavoli che sono un po' pieni, quindi cercheremo di andare sopra e vedere se c'è posto lì. Comunque la cosa interessante qui è che troviamo sia le bibite, un po' come il KFC, che le puoi andare a prendere sempre, 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 e poi c'è anche senape, tomato e maionese, che li potete vedere qui. Ne potete prendere praticamente quanto ne volete. Bella sta cosa. Panzerotto già ce l'hai in più? No. Voilà, abbiamo preso questa qua al mirtillo. Secondo me è buona. Dentro di una pausa, vieni al bar al primo piano e prova il nostro freschissimo spritz a soli 3 euro. Giustamente. Intanto stiamo notando una cosa, praticamente è tutto fai da te, vabbè, te li fanno loro, te li servono loro, poi tu te li prendi, ti metti la maionese, ti prendi la bibita, e così via. Sembrano sfiziosi. Io direi di cominciare da questa vaschetta di pesce, verdure e patatine, un misto, io gli ho messo la maionese, non so se ci sta. Andiamolo a provare. Ha la forma di un nuggets però di pesce, cioè ci sta, panato, tipo buono. Questo me lo mangio io. Il pesce ovviamente si sente, è un classico, sì, ma buono, non è male, vero? No. Ti viene da prenderne e mangiarne ancora. Vediamo come sta questa bibita al mirtillo. A voi. Mi sembra acqua fresca con un leggero aroma di mirtillo. Ora l'ho sentito di più. Però non è forte, ecco, non è forte. Diciamo così. Non mi ha appassionato. Assaggiamo queste patatine bio. Abbiamo preso le patatine bio? Sì, sono patatine bio. Dovrebbero essere più salutari a questo punto. Non l'avevo capito, raga. No, vedi che queste patatine meritano un sacco, sono buone. Ne volete un pochettino? Venite qui all'IKEA. Ok, forse la cola senza zucchero potrà essere migliore. Proviamola. Tieni, provala tu. Ah certo, tipo avvelena me, poi. Poi se va male. No, vabbè, penso non sia se la beve. C'era anche il limone comunque, però non so se. Forse la cola è più. No, io volevo vedere l'acqua, però non c'era. È strana, sembra tipo. Sembra anacquata. È anacquata, come quell'altra, però è tipo. Tipo Sprite, non te lo so dire. Vuoi portare a casa un po' di spezia? Ti aspettiamo alla bottega svedese dopo le casse. Potrai acquistare il filetto di salmone certificato surgelato in confezione da 500 grammi a soli 12,95 euro. Ti aspettiamo. Io però voglio dire una cosa, abbiamo preso un po' di tutto apposta per provare un po' di tutto. E ora andiamo a provare le loro polpette. Però con raga, marmellata. Però raga, non ci siamo, cioè, se voi vedete questa scatolina, ci sono esattamente 8 polpette, ma sono 8 polpette tipo un quarto di polpetta. Quindi sono davvero piccole, cioè se ce le dobbiamo andare a dividere. Non è buono. Almeno gli abbiamo fatto mettere la marmellata, così almeno. Vediamo il contrasto come sa.
L'assaggiamo. Buona? È già terminato, infatti. Un boccone. Sono vegetali e lo sappiamo, ma di polpetta non hanno niente. Sembra tipo... come si chiama la carne confezionata? Non la simmental, non il tonno, quello là che ti mangi tu. La montana. Ok. Beh, lo sanno tipo... sono strane, però... sono strane, è questo, sono strane. Però sono forse buone, perché sono vegetali, non siete abituati. Forse perché sono vegetali, sicuramente sì. Forse a Francesco non sono tanto piaciute, perché magari gli ha messo meno marmellata. Senza la marmellata, praticamente non hanno tanto sapore. È vero. Però insieme, l'accoppiata bella è. Andiamo col panzerotto. Come? Io me lo sono mangiato solo io. Mi ripensavo solo per te. Ma quello che deciderà se sarò fan della ristorazione Ikea o meno saranno questi due hot dog. Voglio andare a provare l'hot dog con cipolla croccante e senape. Devo essere sincero, all'aspetto sembra buono, al tatto il pane sembra un tipo... non voglio dire polistirolo, però a me sai cosa mi ricorda? Cosa? Le baguette, il pane di Londra. Il pane di Londra che una volta abbiamo preso sembrava polistirolo, era così bianco. Però era tipo da cucinare, no? Era stranissimo, guarda. Quello era strano. Vero, come dice Francesco, ricordo che fosse una sorta di pane, che poi alla fine ce lo mangiavamo, però non era il pane proprio di casa. Secondo me questo è buono, perché anche c'è la senape che ci dà quel tocco in più, però no, questo è più buono. Questo qua sarà più buono, vediamo. Andiamo. Va bene. Questo è buono. E questo non è male. Il pane, mi devo ricredere, è buono. A me sta piacendo. No. Switch. E sono costati solo 1 euro e 1,50 euro se non vale errato. Però sono piccolini, eh? Questo c'è da dire. Qui prevale ovviamente la senape. Vi devo dire, questo qua mi piace, però forse questo mi piace ancora di più. No, invece a me è il contrario, è piaciuto più quello. Allora facciamo così, visto che a te è piaciuto questo, tu ti mangi questo e io mi mangio il mio. Vabbè. Altra polpetta? E come giusto che sia, siccome non dobbiamo sprecare mai nulla, facciamo così, prendiamo la nostra polpetta vegetale e ci andiamo a fare una bella scarpetta. Mi piace pensare che questo dolcino sia l'escargot di Parigi, ma sicuramente non c'entra niente, anche perché mi sa un pochettino duro come pane, però lo andiamo ad assaggiare. Oppure, sembra un escargot che abbiamo mangiato con Gatti a Parigi. Se non avete visto i video, comunque ve li lasciamo qui sopra così da poterli andare a recuperare. Quindi vi stavo dicendo, ha la forma di un escargot, però ha la consistenza di un babka. Lo apriamo così. All'esterno è più duro, mentre all'interno è più morbido. Un dolcino classico con questa cannella. Io devo dire che non ha un vero e proprio sapore, un po' secco come cibo. Non lo so, non mi sta attirando tanto, però me lo mangio. Cioè ragazzi, guardate che belli. Oh, non me l'aspettavo così, neanche io. Andiamo. Cavolo, è buono. Ah, anche un retrogusto di rum, di qualcosa, c'è qualcosa, qualche liquore. Buono, buono. Quindi se venite qui all'Ikea a provare qualcosa da mangiare, questo è una delle cose più buone. La nostra degustazione si conclude con questo bellissimo muffin al cacao. C'era anche... come? Ai mirtilli. Però al cacao è però, al cacao. Infatti abbiamo scelto al cacao. Andiamo all'apertura di rito. Oh, 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 oh. Possibile. Ma... buono? Questo però andava mangiato caldo. Ora noi abbiamo deciso di fare una nostra classifica sul cibo che abbiamo preso oggi dell'Ikea. Ovviamente andremo a buttare tutto negli appositi contenitori. Le nostre votazioni.
Diciamo che io al primo posto vado a mettere subito il mio hot dog col cavolo rosso, che era davvero buonissimo. Al secondo posto ci vado a mettere le patatine e anche il misto fritto, che a me sono piaciute parecchio. Al terzo posto invece ci vado a mettere l'hot dog che ha mangiato Matteo. Quarto, diciamo, il panzerotto, perché era asciutto sì, però era buono. E invece il dolce ovviamente non si conta, il muffin non lo contiamo, perché abbiamo detto che con la Nutella è davvero troppo buono, quindi è sopraelevato rispetto agli altri. E invece proprio come ultimo posto devo dire che a me non sono piaciute tanto né le polpette, che erano un pochettino strane, erano strane, non mi sono piaciute tantissimo, e quindi le polpette e il cinnamon roll. Invece la mia classifica è un po' diversa. Come primo posto ovviamente vado a mettere il mio hot dog, perché era molto più buono. Come secondo posto invece l'hot dog che ha preso Francesco. Come terzo mettiamo sia le patate bio che il misto fritto. Come dolci mi sono piaciuti tanto quelle paste di mandorla col cioccolato fuori, che forse tutti si scordano di dire. Sì, non l'ho detto, non l'avevo messo in conto. Quelle erano veramente buone. E invece come ultimi posti metterei le polpette e poi il cinnamon roll, che è vero, non mi hanno attirato così tanto. Ma per ultimo proprio la bibita. Quella ci dobbiamo lavorare su. Ragazzi, noi speriamo che questa esperienza vi sia piaciuta, perché a noi è piaciuta parecchio, perché non avevamo mai fatto un'esperienza del genere. Fateci sapere cosa voi avreste comprato e che classifica avreste fatto, e soprattutto se siete già venuti all'IKEA a provare la loro cucina. Raga, come sempre noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao! E comunque, piccola cosa, abbiamo iniziato il video e l'abbiamo concluso entro le 21. Bravi a noi! Ciao ragazzi!